Planet. L'esplosione del pianeta Terra sembrava avesse segnato la fine di ogni cosa. Fortunatamente però, Danimania non si trovava lì, ma si trovava in un pianeta a fianco, un pianeta sconosciuto, un pianeta senza nome. Quel pianeta era soprattutto da strane creature chiamate Akrit, i quali non invadevano il pianeta, ma ne erano già padroni. Dopo l'ennesimo attacco degli Akrit stessi, il pianeta continuava sempre di più ad avere dei crolli. Ma non era ancora la fine. Non lo era ancora. Funziona ancora tutto? Bene. Qui Danimania numero 083. Se c'è qualcuno alla base, vi prego, ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di un soccorso. Qui Danimania numero 083. Mi ricevete? Ciao a tutti, ben ritrovati nuovamente dal vostro Danimania Retro Games e non solo. Bene, bene, sono ritornato dopo circa 6 giorni di quarantena, perché sì, Covid l'ho beccato pure io alla fine. Adesso sto decisamente meglio, ovvio non sto al 100%, sto diciamo sui 90%, però sì, posso pure fare il video, quindi rieccomi qui. Certamente non sono qui per raccontarvi come sia stata la mia il mio periodo di Covid, ma sono qui oggi, questa nuova puntata, per parlarvi del terzo capitolo della saga di Lost Planet, ovvero Lost Planet 3 in digitale. Guardiamolo meglio nel dettaglio. Lost Planet 3 è uno sparatutto in terza persona pubblicato in Giappone il 29 agosto 2013, in America il 27 agosto 2013 e in Europa il 30 agosto del 2013. Gioco pubblicato per PlayStation 3, Microsoft Windows e Xbox 360. Il gioco è il prequel di Lost Planet Extreme Condition e Lost Planet 2. Si svolge sullo stesso pianeta di ADN 3, anche se prima degli eventi dei primi due giochi. Il gioco ha un approccio narrativo più story driven per la campagna, simile al primo gioco. A differenza dei giochi precedenti della serie, che sono stati sviluppati interamente da Capcom, quest'ultimo è stato sviluppato da Spark Unlimited e pubblicato da casa Capcom. Mandato sul pianeta ADN 3 della mega corporazione Neo Venus Construction durante la fase di colonizzazione, Jim Payton deve svolgere faticosi e pericolosi lavori per accumulare più soldi possibili, soldi che poi deve mandare sulla Terra alla propria famiglia. Il lavoro offertogli dalla compagnia stellare gli sembra letteralmente una manna dal cielo, ma scoprirà ben presto che c'era un motivo per cui quel posto era vagante. Micidiali tempeste flagellano la superficie ghiacciata del pianeta, abitata da sconosciute razze aliene, tanto numerose quanto mortali. Nemmeno il clima è dei migliori, rigido come non mai, rende spesso le attrezzature inutilizzabili, mantenendo sempre alta la possibilità di congelamento. Jimmy dovrà affrontare situazioni inattese e pericolose, tutto per la propria famiglia. Ah!
Lost Planet 3 l'ho trovato un gioco straordinario, l'ho completato molto gioiosamente, non mi ha stancato nemmeno un po', e certo l'unica pecca del gameplay, perché devo dire delle cose riguardanti a questo titolo ben fatto, davvero ben fatto, una grafica straordinaria, sequenze di gioco meravigliose e un gameplay molto fluido e tanto tanto davvero di divertimento. Però l'unica pecca è il rig. Il rig non è altro che il robot che noi utilizzeremo per i vari spostamenti. Ecco, appunto, per quanto riguarda i rig, nei primi due capitoli i rig erano davvero velocissimi, e mentre nel terzo capitolo è davvero di una lentezza unica, e questa è, credo, sia l'unica parte noiosa del gioco, utilizzare il rig. Però in varie sequenze di gameplay è necessario utilizzarlo e non se ne può fare a meno, e quindi bisogna fare santa pazienza e utilizzare questo dannato rig davvero legnoso e lento da morire. Però devo dire, il gioco di per sé è qualcosa di straordinario e la storia è fantastica. Io devo dire che verso la fine del gioco mi sono addirittura emozionato, ed è difficile che io mi emoziono nei giochi, e questa è la seconda volta. La prima volta mi è successo con Uncharted 2, mi sono davvero emozionato, e adesso anche con Lost Planet 3 alla fine mi sono proprio lasciato andare, perché uno quando gioca un gioco e non è solo un semplice gameplay, ma una modalità storia in cui uno si concentra e vive quella storia come se la vivesse in prima persona e non in terza persona, non so se rendo l'idea, e la vive sulla propria pelle e si commuove, vive ogni attimo di quelle sequenze video, di quello gameplay, come se fossero reali, a prescindere dalla grafica, se è una grafica super eccellente o meno eccellente. Quello, la grafica non è tutto. Io dico sempre che la grafica nei giochi non è tutto, ciò che conta è la storia del gioco, il gameplay e tutto il contesto. E il gioco Lost Planet 3 è fantastico, come lo sono i due precedenti a questo. Certo, differenti, ovviamente differenti l'uno dall'altro, tutti e tre sono completamente differenti. Come già detto, i primi due sono stati interamente sviluppati e pubblicati da Capcom, mentre Lost Planet 3 è stato sviluppato da una compagnia di terze parti e poi pubblicato sempre da Capcom. Ma devo dire, hanno fatto un lavoro eccellente. Credo che ci sarà, spero che ci sarà un quarto capitolo, perché come è finito il terzo mi ha fatto comprendere che non finisce realmente il gioco, quindi ci sarà, cioè finisce ma allo stesso tempo continuerà. Questo è quello che è l'impressione di impatto che dà il gioco alla fine, e devo dire è davvero fantastico, dovete assolutamente recuperarlo in qualche modo. Come sentirete dalla mia voce, non è che mi sono ripreso al 100%, però sto abbastanza bene adesso. Bene, noi ci rivediamo al prossimo video, grazie per essere stati fin qui in compagnia insieme a me. Ditemi un po' voi nei commenti cosa pensate di Lost Planet 3, anche questa trilogia è completata, chissà cosa farò la prossima volta, non ne ho idea. Ciao ragazzi, dal vostro Darimania Retro Games è tutto, alla prossima, ciao! Ok, devo provare un'ultima volta, se no è la fine. Qui Darimania numero 083, mi ricevete? Qui Darimania numero 083, mi ricevete, base? Qui base Nevek, qui base Nevek, abbiamo ricevuto il segnale, stiamo inviando dei soccorsi. Nevek, sono salvo.